Derech a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti su Dragon Quest e Chi di un'era perduta, l'11ª iterazione della saga di Dragon Quest. Una saga che io in realtà conosco abbastanza poco, ho giocato solo l'ottavo capitolo, ovvero l'Odissea del Re Maledetto se non mi ricordo male, ed è un gioco che mi è piaciuto veramente tantissimo, ci ho speso una quantità di ore infinite da ragazzino. E pensate che nella Terra del Sol Levante la serie di Dragon Quest va veramente fortissima, è una delle serie di JRPG, ovvero di giochi di ruolo giapponesi, più conosciuta e più apprezzata, a tal punto da rivaleggiare con la più nota qui in Occidente saga di Final Fantasy, quindi ragazzi mica pizza e fichi. Allora, qual è la caratteristica di questa serie? Beh, principalmente, sapete che a me piace dilungarmi nei menu principali, principalmente il character design di mostri e personaggi principali che ha affidato alla sapiente mano di niente po' di meno che Akira Toriyama, che alcuni di voi conosceranno in quanto papà di Dragon Ball, che se non sapete cos'è ragazzi potete pure andare, no, sto scherzando naturalmente, vabbè, Dragon Ball dai, non credo abbia bisogno di presentazioni, in ogni caso magari farò citazioni e riferimenti ai vari personaggi, ma non credo ce ne sia bisogno perché in realtà di Dragon Ball c'è solo il character design dei personaggi. E niente, questo è tutto quello che so. In realtà non so granché, non ho visto particolari trailer di questo titolo. Ricordo di averlo adocchiato quando era uscito una specie di anticipazione, un'anteprima del gioco, e mi aveva gasato la cosa, solo che poi me ne sono completamente dimenticato, e quando ho scoperto che Dragon Quest doveva uscire era già presente sugli scaffali, quindi mi è salito l'hype retroattivo, che è sempre buona cosa perché non bisogna soffrire ad aspettare, e sono andato subito a recuperarmi il gioco. Allora, vedo già una cosa che mi preoccupa parecchio, ovvero opzioni di streaming video distribuzione. Ahia ragazzi, partiamo malissimo. Questo gioco è un'opera protetta da copyright. Aia, i diritti d'autore della colonna sonora appartengono a Sugiyama Kobo. Bravo Sugiyama, hai fatto un ottimo lavoro. Già da queste note si vede il tuo talento. Lo streaming di questo gioco è consentito solo in contesti non commerciali. Ok, tanto io non monetizzo. L'utilizzo dello streaming del gioco con lo scopo principale di ascoltarne la musica o permettere di ascoltarla è proibito anche in contesti non commerciali. Aia, questo potrebbe essere una bella spina nel fianco, per non dire un dito in posti dove non batte il sole. Vediamo un attimo ragazzi, vediamo un pochettino. Ovviamente ora al momento della registrazione io sento tutto, bisogna vedere se una volta che caricherò il video non mi faranno uno strike per copyright perché ho pubblicato le canzoni. Io in ogni caso cerco di parlarci sopra alla colonna sonora, però vabbè, vediamo, vediamo. Anche perché ragazzi, ve lo dico sinceramente, intanto torniamo indietro, non so se dobbiamo dare il nome al personaggio, quindi fermiamoci un attimo qua. Non so se sarà effettivamente una serie che porterò avanti dall'inizio alla fine, anche perché so che questo genere di giochi solitamente chiedono impegno la vita sociale, relazionale, professionale del giocatore, per cui appunto ricordo di aver speso centinaia di ore sull'Odissea del Re Maledetto. Vediamo un pochettino come va. A me piacerebbe giocarlo nella sua interezza, sapete che non mi piace lasciare le cose a metà, però ho intenzione anche di gustarmelo, quindi ci sarà ancora più anarchia in questo canale di quanta già non ce ne sia nella distribuzione dei video. Usciranno ma almeno 3 volte a settimana credo di poterli far uscire. Non so se ci saranno più episodi al giorno, solo uno, vedremo ragazzi. Sinceramente non voglio darmi troppe regole, preferisco mettere già le mani avanti perché sarà una serie impegnativa. Io avevo detto che dopo Dark Souls volevo prendermi un periodo di pausa, farmi magari qualche indie, qualche gioco breve, invece temo che non sarà questo il caso. Allora, possiamo inserire il nome del personaggio. Io di solito, perdonate l'autoreferenzialità, ma tendo a dare il mio nickname ai miei personaggi, ai miei avatar videoludici, per cui direi che Stiva sarà il nome del nostro protagonista. Tra l'altro è anche un po' fantasy, no? Stiva. Ok, ops. Missione estrema che cos'è?
Ah, ok, si possono impostare, inizio già a sproloquiare, parlare malissimo. Si possono impostare dei parametri per complicarci la vita. Non si può fuggire dalle battaglie, non si possono fare acquisti. Ah, non ho letto qua sopra. Seleziona le restrizioni della missione estrema a cui desideri sottoporti. Sì, l'idea era quella, però. Aspettate. La missione estrema ti consente di intraprendere l'avventura con diverse restrizioni. Puoi rimuovere tali limitazioni in chiesa in qualsiasi momento. Simbolico il fatto che bisogna andare in chiesa per levarsi le restrizioni. Quindi fai pure un tentativo. Se non ti diverti, puoi cambiare idea quando vuoi. Seleziona le restrizioni della missione estrema a cui desideri sottoporti. Ok. Non si può fuggire dalle battaglie. Vediamo un attimo. Non puoi fuggire dai combattimenti. Dovrai resistere fino alla fine anche negli scontri più disperati. Questo potrebbe mettere un po' di pepe a tutta la faccenda, in verità. Poi, vi ripeto, ne vengo da Dark Souls, quindi sono abbastanza prepared to die. Non si possono fare acquisti, no. Questo assolutamente è un handicap troppo grosso. Non puoi spendere monete d'oro per acquistare oggetti. Potrai procurarteli solo da forzieri e mostri. Il fatto che ci sia questa restrizione, però, già mi fa pensare che molto probabilmente nel gioco sono già presenti tutti gli oggetti di cui uno ha bisogno senza che necessariamente si debba acquistarli. Quindi, però a me piace chiacchierare, mi piace fare ciance, polleggiarmela con i vari mercanti, per cui no. Equipaggiamento difensivo vietato. Non puoi indossare equipaggiamento difensivo, quindi dovrai sfruttare al meglio incantesimi, abilità e oggetti per aumentare le tue probabilità di sopravvivenza. Esperienza ridotta dagli scontri facili. Battendo nemici più deboli otterrai solo la metà dei punti esperienza che guadagneresti di solito, a volte nemmeno quelli. Sconfigge avversari più forti per salire di livello. Questa è gustosa, la trovo anche abbastanza sensata. Non si può farmare, fondamentalmente. Questo limita di brutto il grinding. Niente male. È bello che abbiano pensato a questa meccanica. Io ora come ora penso di non spuntarne nemmeno una, però le prendo tutte in considerazione e inizio a leggerle sin d'ora, perché qualcosa potrei modificare. Se vediamo che il gioco è troppo facile, almeno sappiamo di poterlo complicare un pochino. Vero, Ni no Kuni 2? I nemici sono più forti del normale. Ciò vuol dire che questa missione metterà a dura prova le tue capacità in battaglia. Consigliata solo ai combattenti più abili. Facciamo i fighi? Malbarazza, un terribile imbarazzo ti accompagnerà in ogni fase dell'avventura. Questi istanti di disagio potrebbero farti arrossire in qualsiasi momento. Cos'è sto sketch? Buffo? Buffo? Boh, ma questa mi sembra più una trollata, una cosa simpatica. Magari per il New Game Plus, per una nuova partita 2. Vediamo, vabbè. Per ora confermo. Vediamo. Mi piace partire con tutti i nemici fortissimi. Forse sto facendo un po' tanto lo sborone, ma secondo me ci possiamo divertire di più. Ha intrapreso una missione estrema. Puoi vedere maggiori dettagli nella sezione suggerimenti per i viaggiatori del menu vari. Grazie, caro. Inserisci il nome, l'ho inserito. Non farmi scrivere Stiva con 2A. Oddio, adesso come faccio a cancellare? Indietro, forse? Ok. Fatto. Yes. Ah, posso amministrare lo schermo con la quale ti trovi meglio. Potrà modificarlo in qualsiasi momento dal menu vari. Giusto un cicinino più chiaro. Ok. Conferma. Yes. Ok, partiamo ragazzi. Dire l'avventura è stato creato con successo. Mi fa piacere. Entriamo nel mood. Oh ragazzi, ma è questa la grafica? Stupenda! Sembra un anime! No, vabbè. Fantastica! Che succede? Un buon presagio.
Ecco, per esempio, io perché ho visto l'opening, vi condivido questo spoiler con voi, so che la tizia che ballava sarà una nostra alleata o entrerà nel nostro party. Per questo ho deciso di non mostrarvi la sigla iniziale, perché l'ho trovata un po' spoilerosa. Ok. La This tavola child rotonda. is the one. There's the mark. There's no mistaking it. Ma io sono sbalordito dalla qualità di questa cutscene, non mi aspettavo una grafica così. Era effettivamente un oscuro presagio. Cavalieri senza testa! Molto Sleepy Hollow. Avete visto lo scudo? Ok, non mi deve esaltare. Troppo presto ancora. Davvero io non mi aspettavo questa qualità. Aspettavo una grafica alla Nino Kuni 2, ma siamo su tutt'altri livelli. Ok. Bambino nella cesta di Vimini. Fa molto Mosè. C'è già dell'epicità biblica. Tra l'altro salvato dalla sorellina, quindi proprio intro del principe d'Egitto, if you will. Ragazzi, ma questo è il nonno di Goku. Ragazzi, spero davvero che si sentano le musiche. Io cerco di parlarci sopra per evitare problemi di copyright. Mamma mia. Paura che perda davvero molto senza colonna sonora un gioco come questo. Diversi anni dopo, che trasuda già comunque epicità, sono già molto molto gasato. Una roccia volante con sopra un albero gigante, il nostro protagonista che scruta l'orizzonte. Che ricorda molto C17, tra l'altro. Thanks so much, you're a lifesaver. Trust me to lose my headscarf just before the big ceremony. Ci strizza subito l'occhio. C'è della complicità. So it's finally here, the big day. I can't believe we're gonna be climbing all the way up there. Una cerimonia di iniziazione. Looks like Sandy's keen to lead the way. Sabbi, tradotto sabbi, vabbè. Come on, best not keep her waiting. Ok. Ok ragazzi, ci siamo. Massiccio di rocca pietra. Missione estrema in corso, tutti i nemici sono fortissimi ed è esattamente quello che volevamo. Allora, così come quello che voglio io,
a iniziare a guardarmi intorno. Tu ovviamente mi dirai che di qua non posso proseguire. Aspetta un attimo, giovane Stiva. Ah, dove credi di andare? Non sei ancora stato sul massiccio, no? Tra l'altro, ragazzi, tornerà finalmente il mio doppiaggio. So che molti di voi l'hanno apprezzato, da Nino con i due. È dall'altra parte, lo sai bene. Non voglio più rivederti finché non l'avrai scalato. Ok, ma stai calmo. Va bene. Allora, abbiamo visto che siamo stati salvati da quello che a tutti gli effetti è il nonno di Goku, eh. Non so se è una citazione di Toriyama, ma... E tra l'altro, questa è per magari meno avvezzi di Dragon Ball o quelli che conoscono meno le chicche. Il nonno di Goku si chiama Gohan. Ed è per questo che Goku poi dà al suo primo figlio il nome di Gohan, che in giapponese credo voglia dire riso o pasto, non mi ricordo bene, però partiamo subito con già delle chicche che solo il Merovingio vi può dare. Non riesco a credere che tu e Gemma siete già così grandi. Mi sembra ieri che eravate bambini e correvate a destra e a sinistra per il villaggio combinando guai. Ah, come vola il tempo. Ok, ci conosco. Il sentiero per salire sul massiccio è molto ripido. Fate attenzione a dove mettete i piedi. Ma non per questo dovete seguire la strada... Ok, ma non per questo dovete seguire sempre la strada principale. È proprio nelle deviazioni che si annida il divertimento. Ok, credo che questo sia un consiglio anche di gameplay. E così è arrivato il momento di salire sul massiccio, eh? Fate attenzione a non scivolare, rischiereste di fare un bel tonfo. Oh, non ti preoccupare, Stiva non mi farebbe mai cadere. Cosa faresti senza di lui, eh? Stiva, l'hai sentita? Proteggila e tienila lontana dal male. Ok, non si capisce ancora la relazione che abbiamo con questa signorina. Se amorosa o semplicemente amicale. I simboli sul lato del massiccio rappresentano lo spirito della terra. Egli ha sempre vegliato sugli abitanti di Roccapietra. Questa cerimonia di passaggio all'età adulta è uno dei modi in cui dimostriamo la nostra gratitudine per la protezione che garantisce ogni giorno al nostro villaggio. Ah, ecco, quindi c'è una sorta di venerazione verso questa pietra e in effetti si vedono anche i simboli. Ragazzi, c'è un po' di deformazione da Dark Souls, per cui sono in modalità lore, anche se in realtà di lore immagino che non ce ne sia poi così tanto. Meglio, ce ne sarà, ma immagino una trama ben più esplicita e lineare da Dragon Quest 11. Ci siamo passati tutti, sapete? Tutti noi siamo saliti sulla cima del massiccio. Me lo ricordo come se fosse ieri. Ma non posso raccontarvi cosa ho trovato lassù. Questa è una cosa che dovrete scoprire da soli, ok? Perché tu c'hai il balloon rosa? Sai che il sindaco e tua madre fremono dalla voglia di vederti sulla cima del massiccio, vero? Non farli aspettare, tesoro. E ricorda, se ti dovessero servire consigli o se dovessi rimanere bloccato, scambia due chiacchiere con le persone che hanno un fumetto rosa sopra la testa, come me, vabbè. Qua proprio si sfonda la quarta parete. Premi quadrato e consulta la mappa. Non potrai non vederci. Quando consulti la mappa, usa, ok, per cambiare la direzione verso cui guardi. Ti garantisco che troverai questo suggerimento davvero molto utile. Ok, lo sto facendo in realtà. Nascondi obiettivo, nascondi icone e testa. Vabbè. Non credo di avervi mai visti separati, voi due. E pensare che adesso siete diventati grandi. Sento già la marcia nuziale. Nonna, ma cosa dici? Gemma si chiama la nostra amica. E lascia divertire un po' una vecchina, dai. Stiva, prenditi cura della mia nipotina, mi raccomando. Ok, no, quindi... Nonostante le allusioni della vecchietta, siamo solo amici. Tu hai qualcosa da dirmi? Sì, però io non posso parlare con tutti, ragazzi. So già che sarà la serie infinita. Però veramente mi piace un sacco il comparto grafico di questo gioco. È davvero valido. Pensare che è uscito un anno fa in Giappone. Buona fortuna, Stiva. E per DS, tra l'altro. Quanto vorrei essere grande come voi. Non vedo l'ora di scalare il massiccio. Ti toccherà, ti toccherà. Pazzo. Stiva. Vedere che tu e la mia adorata Gemma siete pronti per il gran giorno mi riempie d'orgoglio, sia come sindaco che come nonno. Ok, pazzo è il sindaco. Non siete più bambini ormai, siete cresciuti e questo vuol dire che dovete andare al massiccio di Roccapietra per offrire i vostri ringraziamenti. Ora è giunto il momento di partire, recatevi sulla cima, mangiate lo spirito della terra e tornate a raccontarci com'era il panorama.
E se dovessi avere dei dubbi su cosa fare, premi triangolo e seleziona parla con i compagni. Gemma potrebbe avere qualche utile consiglio per te. Ah. Amber? Ma guardati, Stiva! Com'è cresciuto il mio ragazzo? Come il mio ragazzo? Cioè, non che io pensi che stiamo con questa Amber, ma avevamo un nonno. No, forse è morto. Mi raccomando, prenditi cura di Gemma, capito? Pensare che siete stati inseparabili fin da piccoli. E ora eccovi qua, pronti a scalare il massiccio insieme. Se dovessi perdere, segui Sebby, quel cane più sveglio di tutti noi. Mi sembra un gran complimento. Adesso vai, tesoro. So che andrà tutto benissimo. Io preparerò una deliziosa cenetta per il tuo ritorno. Quindi tu sei nostra madre adottiva? Sì. Ok, va bene. Ragazzi, io adesso parlo con tutti e dovrò fare uno sforzo enorme per evitare di farlo per tutto il gameplay. Ma io come giocatore voglio che sappiate che sarei uno di quelli che parla con gli NPC. Tutti gli NPC dei villaggi ci riparla, però per forza di tempi televisivi devo in qualche modo frenarmi. È il nostro grande giorno, Stiva, finalmente possiamo prenderne parte alla cerimonia che ci farà diventare adulti. Sembra proprio che Sabi condivida il nostro entusiasmo. Dai, sbrighiamoci, arriverà in cima prima di noi. Ha ragione, basta cazzeggiare. Ma no, cos'è successo? Sei precipitato. La storia che vi attende sarà molto ripida, non temete figliolo, lo spirito della terra veglierà su di voi. Questa arrampicata vi faccia capire quanto sono fortunati a vivere circondati da un paesaggio così bello. Pregheremo affinché possiate tornare sani e salvi. Quindi c'è comunque del pericolo. La vista non è splendida? Sì. Ok, vabbè, non leggerò proprio tutti i dialoghi. Ah, c'è un ragazzo che è salito sul massiccio prima di noi. Potrebbe essere una subquest. Ma no. Darsi che incontreremo qualcuno lungo la via. Humble folk of Cobblestone, great land spirits, hearth and home. That's how it goes, isn't it? My granddad's been teaching me the prayer ever since I was little. He reckons the spirit of the land really does live on Cobblestone Tor, you see. Spirito della terra. As long as I can remember, he's been preparing me for this day. The day it would finally be my turn to climb all the way up there and offer my thanks. I just wonder whose idea it was in the first place, sending the villagers young folk quindi on such a dangerous errand. Tutti gli effetti. What if I take a tumble and do myself a mischief? Anche abbastanza tribale. Well, not to worry. Since you and me were born on the same day, I'm lucky enough to have a bodyguard along for the journey. Sì, non fa una piega come ragionamento. Ah, perché siamo nati lo stesso giorno? Ho avuto la fortuna di averti. Ah no, potrebbe essere. Ah no, no, scusate, stavo sfottendo una cosa che forse è più seria del previsto. Quindi, coloro che nascono lo stesso giorno. Come on, then. That craggy old thing won't climb its. Vanno insieme, ecco, nascere lo stesso giorno, vanno a scaglioni di persone nate lo stesso giorno. Ok, vabbè. Ah, gli slime. E questi sono i mostri iconici della saga di Dragon Quest. Dovrebbero essere abbastanza debolucci. Queste cacchette blu. Ok, combatti. Tutti i nemici sono fortissimi, quindi in realtà. Ma scusa, sono da solo? Ah, Sabby combatte con me. Ah, posso muovermi intanto. Tattiche? Aspettate, ma non mi è stato spiegato come combattere. Ah, ha impietrito uno dalla paura. Ok. Lei mi cura. Scusate, io vorrei capire cosa posso fare. Difesa, oggetti. Una spada di rocca pietra. Attacco 16. Ah, scusate, mi mette lo spadone. Adatto anche ai principianti, molto diffuso tra gli abitanti di rocca pietra. Bandana di Troadain. Fazzoletto con cui un prode guerriero di Troadain se leva a coprirsi il capo.
Ah, ragazzi, Trondheim mi ricordo, è il luogo in cui si svolge Dragon Quest 8. Quindi volendo possiamo farci il cosplay dallo stiva di Dragon Quest 8. Allora, mettiamoci lo spadone. Non posso usarlo in battaglia. Vabbè, allora sti cazzi. Colpiamo. Volevo colpire quello impietrito dalla paura. Cioè, ma guarda con preoccupazione lo svolgersi nella battaglia. Vabbè. Ok. Scontro tutorial. Mi ha ricevuto 6 punti esperienza e 6 monete. E uno scrigno, fantastico. Una dose di erba medicinale, ottimo. Vabbè, dai. Crikey, I wasn't expecting that. Completamente entrati nel mondo. I knew they were only little, but I'd have been done for if you and Sandy hadn't been here to help me. Ho notato, Gemma, che tu non sei proprio sul pezzo per quanto riguarda i combattimenti. Vabbè. And now we've got to go through that horrible dingy cave. Just our luck. Ci tocca. I'll bet you anything that's where those awful things came from. Well, as long as you're with me, I've got nothing to worry about. Come on, let's get going. Let's get it started. Ok. Ok, va bene, va bene. Dai. Direi che siamo assolutamente entrati nelle atmosfere e nelle meccaniche di gioco. Gente umile e gentile di Rocca Pietra, luogo che è casa e focolare del grande spirito della terra. Dall'alba dei tempi noi siamo benedetti, e sempre sia così fino alla fine dei giorni. Ve lo auguro, mi è sembrato un popolo molto simpatico e pacifico. Un po' ignorante forse, ma con l'ignoranza che ci piace. Abbiamo trovato un coperchio del tegame. Mettiamo l'oggetto dentro la borsa dell'equipaggiamento. Allora, a proposito, vediamo un pochettino queste cose. Posso mettere lo spadone di Rocca Pietra? Sì, vediamo i dettagli. Ah, c'è una statistica a fascino. Oltre ai soliti PV, PM, attacco, difesa, potenza magica, cura, agilità, destrezza. E una probabilità di parare. Va bene. Ok. L'abbiamo equipaggiato. Ah, ecco, sì, questo era il look del protagonista di Dragon Quest 8. No, però, noi siamo su Dragon Quest 11, quindi non ce ne frega niente. Non abbiamo anelli, accessori. Ah, c'è anche un equipaggiamento difensivo. Ah, ok, perché, ok. Allora, possiamo già impostare una specie di build. Vedete che lo spadone di Rocca Pietra ci compare su entrambi questi slot perché è un'arma a due mani, mentre invece se volessimo un equipaggiamento difensivo potremmo avere lo scudo, il coperchio del tegame. Ma io ora come ora punterei sull'attacco, quindi mi terrei sullo spadone di Rocca Pietra. Molto comodo il fatto che il gioco ci suggerisca quali sono gli oggetti migliori da utilizzare a seconda della scelta tra offensivo e difensivo. Incantesimi non ne abbiamo, a parlare con i compagni no. Vabbè, allora se cose le vedremo più avanti, ragazzi, ovviamente questo primo video è in introduzione, quindi non stupitevi della lentezza. Poi questi giochi ci mettono sempre un po' a ingranare, il mio stile di gioco non aiuta, però la gioco a pietra massiccio, è chiaro. Boh. Seguiamo il cane che sembra saperne più di tutti noi messi insieme. E addentriamoci in questa grotta. Ragazzi, fantastico, fantastico. Davvero era il gioco che desideravo. Mi rilassa tantissimo. C'è anche del platforming, no? Va da solo. Mi piace la resa dell'acqua. Old school forse, ma fa il suo dovere. Allora, abbiamo già un bivio. Ci hanno detto che deviare aiuta sempre. Altri mostri, ma credo che non ti abbiano ancora visto. Potresti provare a coglierli di sorpresa. Ok, attacchi preventivi. Se ti avvicinerai molto a un mostro, farai comparire una piccola freccia arancione su di esso. A questo punto premi X e colpirai la belva con la tua arma, riducendo i suoi PV prima ancora che la battaglia abbia inizio. Ok.
Perché non provi a lanciare un attacco preventivo contro quello slime laggiù? Perché ora voglio andare a vedere cosa c'è qua. Ok, possiamo scalare. Buona sapersi. Qua c'è qualcosina. Una dose di erba medicinale. Ok. Niente, il salto non riescono proprio a farlo bene. Cavolo, questa animazione del salto io veramente la detesto. Anche Ni No Kuni c'era identica. Direte, non è poi così importante e non so nemmeno io perché ce l'ho così su con la storia dei salti, però... Vai! No, mi sa che non ce l'abbiamo fatta. Allora non ho capito il da farsi, vabbè. Pazienza. Vabbè, fa decisamente più male lo spadone, eh. Ok. Bravissimo cane. Vabbè, per ora ci scambiamo. Ok. Va bene. Ok, dai. Sconfitti, 4 punti esperienza, 4 monete, nessuno scrigno per ora. Allora, fatemi capire un attimo com'è che si colpisce alle spalle. Ma, devo prestare più attenzione a quel tutorial. Here you go. Grazie Gemma, spero che tu abbia erbe medicinali a profusione. Via. Ok. Tough little blighters, aren't they? Ah, ok. Ok, va bene. Allora, no, fatemi capire sta cosa perché penso sia piuttosto importante. Ah, ok, va bene. Basta spammare X vicino al nemico, però gli ho tolto un punto vita. No? Non certo quello che farà la differenza. Here you go. È molto... molto guidata questa fase, eh. Estremamente guidata. Bello però sto spadone. Well done. Attenzione, siamo saliti di livello, livello 2. Incrementa tutte le statistiche. Fascino, chissà cosa serve il fascino. Anche il fatto che con la mala barazza possiamo essere imbarazzati, boh. Forse è una meccanica di gameplay? Forse è un debuff di fascino? Beh, non lo so. Nuova incantesima appresa però. Fiamma. Fantastico. Ok, allora fatemi ridare un attimo un'occhiata al menu. Sono gli oggetti, verso equipaggiamento, oggetti importanti, ok. Incantesimi. Com'è? Certo che li abbiamo in... Ah, perché sono quelli da utilizzare, va bene, ci arrivo, lentamente ma ci arrivo. Sono gli incantesimi da usare al di fuori delle battaglie, quelli che si possono equipare da quel menu lì. Va bene. Boh, li affrontiamo tutti? Rifaccio dei taglietti, eh. Ah, però facciamo più male. Li sciottiamo. Il cane non è salito di livello prima comunque. Tough little blighters, aren't they? 4 monete, vabbè. Ta. Ok. Ok, scrigno. La stilla di slime. Chissà cos'è. Non ci sono altre di queste incisioni, di queste rune. Questo è un nemico diverso, per cui tiriamo una bella spadata alle spalle. Un gruppo di Topunko. Ragazzi, questa è la follia di Toriyama. Tu ti sei curato senza che io ti facessi nulla. Non una mossa furbissima. Ah, vabbè, sono scarsi. Il Topunko fa un balletto. Forse si sta abbassando. Ok. Il cane l'ha spaventato. E lui è morto. Vabbè. Per ora l'intelligenza artificiale non mi sembra brillantissima, ma...
forse è un po' presto giudicare i primi nemici del gioco. Qua abbiamo un bivio, il cane ci dice di andare di là, quindi noi andremo di qua ovviamente, e troveremo cose uber fighe, tipo queste giare che contengono erbe medicinali e... fammi prendere anche questo, grazie. 5 monete d'oro e non possiamo nuotare. Peccato. Forse non possiamo farlo ancora. Magari apprenderemo un incantesimo che ci permetterà di nuotare e ci comparirà un prompt di comando per farci immergere in queste acque cristalline, chissà. Frammento di rame. Aspirante collezionista di oggetti, conferito per aver ottenuto 10 diversi tipi di oggetti. Di già? Va bene. Non sono riuscito a fargli l'attacco preventivo. Perché usano le erbe medicinali senza che io le colpisca? Cioè... però non mi sembra molto astuto da parte loro. Ah ok, adesso mi è fatto bene. Il cane ti paralizza dalla paura. Dei mostri molto fifoni per farsi intimorire da l'abbaio di un cane. Però ci sta. Ok. La musica è molto bella, ragazzi, io spero veramente si sentano tutte. Is this normal, do you think? Nebbia? Help! C'è un boss, help allora. Me! Cole? Ametrino? Ah, era... quick! Era il bambino che ci aveva preceduto, che si era smarrito. Ce l'aveva parlato la tizia giù. Ok. Cavolo, ragazzi, comunque sono portato a fare collegamenti su qualsiasi cosa, davvero. Questo è Dark Souls, assolutamente. Non è nebbia. Sono quelli del... Team Rocket. Non ho letto il nome, in realtà. L'inquiro. Allora, vediamo un attimino. Non ho ancora usato la magia. Vediamo. Fiamma, secondo me fiamma potrebbe essere super efficace. Non c'è troppo. Finché Gemma ci cura non dobbiamo temere niente. Continuiamo a colpire sempre lo stesso. Adesso sia morto? Sì. Chi ha la piccola? Cosa fa? Ah, ci ripristina i PM, fantastico. Non stavo nemmeno prendendo in considerazione. Cavolo, ma io posso lanciare solo due magie per ora? Meno male che avevo detto i combattimenti difficili, ma... confido nel fatto che sia il tutorial. Con Inokuni 2 ci sono rimasto un po' male del fatto che fosse così semplice. Vorrei una sfida un po' più divertente. 40 punti esperienza, 22 monete e livello 3. Va bene. I'm so proud of you. I'm sorry, Gemma. Ci dice Gemma. I only came up here because I thought it'd be funny to jump out and surprise you. But then those monsters appeared. Che sorpresa. What in the world is going on? I never heard anything about monsters appearing on the tour before. Ah, non avrebbero dovuto esserci mostri. But never mind that now. Whatever were you thinking? You could have been killed. You take Sandy and get back to the village this instant. Ma ci leva il cane? Yes, Gemma. Sorry, Gemma. Allora forse combatterà lei.
You saved my bacon again. I knew you were tough, but crikey, you really have grown into quite the hero. Parte già una ship tra questi due personaggi. Not far to the top now. Manca molto alla cima, ok. Typical. It would have to go and start raining, wouldn't it? Typical. Come on, let's get a move on. Ok. Proseguiamo. Aspettate però. Cosa c'è scritto? Una volta scalati questi rampicanti sarà quasi a destinazione, non mollare la presa. Allora una sorta di platforming, cioè... Sapevo che dovevamo esplorare per benino questa zona. Prendi l'oggetto, Stiva. Un ramoscello rosa. Beh. Servirà per craftare qualcosa di uber figo? Ne dubito. Vediamo. Oggetti. Ok, stilla di slime. Goccia melmosa che ha la forma di un piccolo slime. Vediamo i dettagli. Ah, si può vendere per 35 oro forse. Questo invece serve per il crafting, probabilmente. Minerale grezzo dal quale si può estrarre il rame e legno rosato. Vedo che c'è un prezzo di acquisto e un prezzo di vendita. Sì, quindi il fatto che sia il legno rosato sia il minerale grezzo si possono acquistare mi fa supporre che siano materiali che serviranno ad altro, mentre la stila di slime probabilmente si può vendere. Ok, non mi piace chiarirmi già le idee in questo, perché diciamo che ho sempre paura in questi giochi di vendere roba che poi mi può tornare utile. Invece qua tutto abbastanza esplicitato, ma diamoci un'occhiata intorno. Magari la cima è di qua, terreno accidentato. Ok, ci fa riscendere. Sì, va bene. Non manca molto, tieniti vicino alle pareti e non lasciarti sopraffare dalla tensione. Che bello che ci siano i cartelli motivazionali. D'altronde se è una prova che è anche una tradizione. Ok. Un'altra grotta. Mi piace molto. Mi piace molto perché ha un cel shading cartunesco, ma non troppo. Quello di Nino Kuni lo era troppo. Mi spiace continuare a fare tutti questi paragoni col povero Nino Kuni, che è un gioco che mi è piaciuto molto comunque, ma è inevitabile. Sono due JRPG che ho giocato più recentemente, quindi... Ok. Glom. Siamo a destinazione. È such a shame about the weather. I was really looking forward to that view. Well, we better say the prayer and get this ceremony over with, eh? What was that? Boss? Boss. Okay. Un avvoltoio gigante. Ho illuminato il marchio. Wow. Niente male. Complimenti, Steve. We're alive. But how? That great big flash of lightning. It was almost like you made it happen. È andata esattamente così, cara Gemma. Perché siamo il prescelto.
colui che riporterà equilibrio nella forza. Look, the mark on your hand. Vabbè, per ora rientriamo nei It stopped. Rassicuranti cliché del genere. All I know is that you saved me yet again. I don't know what I'd do without you. Puoi we really had better be finishing up this ceremony. Ok. Humble folk of Cobblestone, great land spirits, hearth and home. Lift your voices up in prayer, sing it across all Erdrea. Erdrea è il nome del mondo di gioco? Blessed are we since days of yore, let it be so forevermore. In realtà in inglese è in rima, la poesiola, la preghiera. Non so se è il capello alla C17, ma vedo nel nostro personaggio uno sguardo un po' da stronzetto, non so perché. Probabilmente è un'impressione mia, però mi stuzzica questo. Grandissimo e immenso, ce la faccio da furbetto. Whoever dreamed up this ceremony must have had this in mind. They wanted to show us how huge our world really is. Ok. Well, that's it. It's all over and now we're grown-ups. Should we head down and tell Grandad and everyone? Sì, una cerimonia di formazione. Un rito simbolico e propiziatorio. They'll all be waiting for us at the bottom. Vabbè. Dai, dai. Prova a vederlo anch'io il panorama, fatemi vedere. Bello. Un po' meno bello rispetto a quello mostrato nel filmato, però... Dio, non sembra nemmeno così sconfinata la terra di gioco, cioè si vede il mare. Più o meno come Genova. La grandezza, vabbè. Magari scopriremo che è ancora più sconfinata, che ci sono tante isole. Ok, riescono a raggiungere le pendici del massiccio. Ok. Va bene ragazzi. C'è il buon vecchio Ametrino col suo cappello a fungo. Possiamo parlare col cane? Bau, bau, bau. Grazie per avermi riportato Ametrino sano e salvo, Sebby. Quanto sei brava, una filmina. Sapevo che ce l'avresti fatta. Ok. Ametrino? Mi spiace tanto, Gemma. Volevo solo farti una sorpresa. Sono così stupido. Non lo farò mai più, te lo prometto. L'importante è che state tutti bene. La prudenza non è mai troppa quando si tratta di mostri. Ti dobbiamo un favore, Stiva, e anche a Gemma e a Sabby. Ok, quindi la nostra mission non doveva essere così pericolosa. Il fatto che siano comparsi dei mostri è un evento straordinario. Il mio Ametrino mi ha detto tutto, mi ha raccontato di come hai combattuto quei terribili mostri. Non so come ringraziarti. Tu e Gemma state bene, oh, che sollievo. Forse gli slime e quegli altri topozzi non sono considerati mostri, ma creature di gioco. Quel lampo è stato terrificante. È andato tutto bene lassù? Mi spiace tantissimo che abbiate dovuto affrontare una prova così tremenda. È stata abbastanza una passeggiata, ti dico la verità. Ce l'avete fatta, se andate sulla cima del massiccio vi consiglio di andare subito al sindaco. Sono tutti in trepida attesa di sentire com'è andata la scalata. Non lasciate aspettare, intesi? No. Vabbè, vabbè, non so come funzionino qui i salvataggi. Andiamo grazie allo spirito della terra. Ok, mamma ci è andata a preparare la cena, poteva almeno aspettarci, dato che era la nostra prova. Che paura, quel fuoco non ci avesse illuminato, ci sono una grossa esplosione. Boom. Naturalmente non diciamo che siamo stati noi a provocarlo. We're back safe and sound, Grandad.
Ah, lei è la nipote del sindaco. Indeed you are, my dear. Thank the spirits for that. When we saw lightning striking up there, we got a little worried, I have to tell you. Te credo. Ok, quindi Stiva parla. Well, I never. Sounds like it's nothing short of a miracle that you made it back in one piece. Well, there's no doubt about it, the spirit of the land was watching over you. Ma che so. Now tell me, my dear, how was the view from the top? Lui è l'unico che ha gli occhi piccolissimi. Oh, it was wonderful. I saw the sea stretch into the horizon and the sunlight playing on the water and... Oh, I've never seen anything like it in my life. You're true cobblestonians, Pietrani. Only we have the pleasure of looking out over the world of Erdria in such breathtaking fashion, you know. You're still young, and the day may yet come when you decide to leave Cobblestone behind. I hope our little ceremony has opened your eyes to a little bit. Bello però il significato di questa cerimonia, il fatto di scalare la montagna per poter ampliare i propri orizzonti. Now, incoraggiano i giovani a lasciare il paese e scoprire il mondo. Don't keep poor Amber in suspense. Home time. Ok. La caratteristica destrezza determina le probabilità che un personaggio ha di riuscire a fuggire da una battaglia. Quanto più il valore è alto, tanto maggiori saranno le chance di sorprendere il nemico. L'ho letto. Ok, vabbè. Questo è il nostro villaggetto. Ora sei un uomo. Grazie, sì, Steve è un uomo ora. Abbiamo anche già guadagnato un trofeo. Conferito per aver raggiunto la vetta del massiccio Rocca Pietra, aver completato la cerimonia che si celebra in occasione del passaggio all'età adulta. Va bene, ragazzi. Ah, c'è la corsa automatica. Proprio per i pigri? Sì, ma non mi sembra molto utile. Chissà se si può salvare. Spero di sì. Mi piacerebbe però averne la certezza, quantomeno sapere se c'è un salvataggio automatico. Speriamo in Dio. Complimenti, caro mio adulto, ora tua mamma ti starà aspettando, immagino. Corri a casa e raccontale le tue avventure. Va bene, vabbè, dai. In qualche modo troverò la via per salvare. Io vi ringrazio come al solito dell'attenzione, fatemi sapere se vi sconfifferà l'idea che io porti avanti questa serie, se il gioco vi piace, è un po' presto per dirlo, per ora rientra tutto negli stilemi classici del JRPG giapponese, tutto un po' un cliché, sia nelle meccaniche sia nella narrazione, ma ci piace così, almeno a me. Sono quei cliché che rassicurano e che rilassano, mi fanno stare bene questi giochi, non so dirvi perché. E niente, va bene, speriamo, incrociate le dita, speriamo che non sia un gioco privo di soundtrack, perché sarebbe un po' bruttino. Nel caso fatemi sapere se volete che lo porti avanti lo stesso, ma probabilmente non ne varrebbe la pena. Alla prossima, Dereshi.